ritorniamo qui al centro sportivo Maracanà per la partita del trofeo Jack fra Barcellona e Napoli. Ore del Napoli per 4-2 nel, sviluppato nella prima frazione di gioco, e gara che si appresta a vivere un secondo emozionantissimo tempo. Giorgio, un commento sulla prima frazione? Ma guarda Giando, mi aspetto di vedere la prima frazione. È stata una bella esibizione da parte delle due squadre che se la stanno giocando a viso aperto. Mi aspetto nel secondo tempo una reazione da parte del Barcellona, che secondo me rimpiange ancora quelle due ghiottissime occasioni. Intanto il Barcellona ha avuto il primo possesso a favore, ma non si è sviluppata un'azione di gioco pericolosa. Torna a manovrare il Napoli con Granata, che è stato anche autore di una segnatura. Di Lauro prova il tiro, prova a sorprendere Annunziata, ma la conclusione è imprecisa. Attenzione, prova Vestale, ma Granata è ben attento e chiude la porta. Panico Di Lauro, passaggio liftato a favore di Testa, ma c'è molta imprecisione, rimessa laterale per i Blaugrana, che ripartono dal portiere. Vestale, numero 8, serve Capitan Cerciello, ma Gaetano è attento e impatta col fisico. Ancora Capitan Cerciello, Gaetano gli ruba la sfera a Testa, Panico si propone, riceve la palla, ancora Testa, pensa al tiro, lo prova, alto sopra le spalle di Annunziata. Torna a manovrare il Barcellona in questa ripresa, palla per Boccia, autentica spina nel fianco della difesa avversaria nel primo tempo, e arriva il cambio battuta su questa disattenzione. Di Lauro si propone ancora, Granata che torna a servire Di Lauro, ancora un passaggio lungo e si ripete, diciamo, una meccanica di gioco tipica di questa ripresa e in parte anche della prima frazione di gioco. Il portiere si stacca, serve Di Lauro e poi arriva l'imbeccata lunga, rimessa laterale, Panico e Testa sul punto di battuta della rimessa. Panico serve Testa, prova a fare perno, prova ad impattare col destro la sfera, calcio d'angolo, Panico sul punto di battuta. Capitan Cerciello ribatte, rimessa laterale, Gaetano, Testa prova a girarsi sul destro e trova un angolo dal nulla, angolo di tiro abbastanza importante, ma nulla di fatto, pallone fuori. È un grande giocatore Pasquale, vedi, in pochissimo spazio riesce a girarsi, riesce a trovare una conclusione, anche una semplice conclusione, a mettere pressione. Intanto non riesce a sviluppare un'azione degna di nota il Barcellona, come in questo caso, che getta alle ortiche un possesso, torna a manovrare il Napoli. Di Lauro, scusate, il tiro, prova una deviazione Testa, ma nessuno riesce a toccare la sfera. Ancora Di Lauro, anticipa Boccia, Granata, serve Gaetano. Gaetano centralmente, Di Lauro, ancora Gaetano sulla fascia, ne salta uno, prova il tiro, Annunziata, para la sfera, riparte il Barcellona in contropiede, ma Vestale molto impreciso nel servire Boccia, un pallone impossibile da raggiungere. Torna a manovrare il Napoli, Granata, Di Lauro. Attenzione, fallo laterale a favore del Napoli, in posizione offensiva, Testa, manovra Di Lauro, prova il tiro, viene rimpallato da Moccia, rimessa laterale, anzi calcio d'angolo, Testa, manca l'aggancio, Moccia riparte, ha due opzioni di passaggio, egoista in questo caso, Vestale, serve Boccia, il tiro, Granata, para di piedi.
Intanto Vessale sul punto di battuta della rimessa laterale. Moccia, pensa il tiro, torna sul sinistro, il tiro! Calcio d'angolo, deviazione provvidenziale di Panico. Vestale intanto. Mentre una leggera pioggia si abbatte al centro sportivo Maracanã, serata abbastanza fredda, ma arriva il doppio palo di Cerciello sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Tremenda conclusione, molto sfortunato in questo caso Cerciello. Sì, Giando, un tiro bellissimo per coordinazione, per precisione, per potenza. Doveva, la giusta conclusione di questo tiro era la rete, ma il capitano è stato veramente sfortunato. Intanto torna a manovrare il Barcellona, un gol che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara, avrebbe potuto dare un buon colpo psicologico al Napoli. Ma il punteggio si mantiene sul provvisorio 4-2. Intanto Cerciello torna a manovrare, Vestale, palla che non trova compagni pronti a raccoglierla. Riparte l'azione del Napoli di Lauro, Granata ancora per Di Lauro. Pensa all'imbeccata, ma torna a servire Granata. Granata che supera il centrocampo, testa di destro. Tremenda conclusione anche in questo caso, ma Annunziata è ben attento. Arriva il fallo cumulativo. Intanto ancora testa di destro, prova il tiro piazzato, alto. Partita ancora ferma sul 4-2, mentre il Barcellona prova a ritornare in avanti. Rimessa laterale per il Napoli. Panico. Di Lauro, Granata, Panico, Granata, Di Lauro, Granata, testa, palla al piede, è un clima che continua ad irrigidirsi, a soffrirne lo spettacolo del Jack. Fase abbastanza di stanca, un calcio d'angolo, Cerciello pensa al tiro ma molto scoordinato. È un tiro forzato qui, Giando. Cerciello si trovava ultimo della sua squadra, affinché non, per non perdere il pallone, ha preferito tirare, giusto così. Giorgio, che te ne pare di questo secondo tempo? Un secondo tempo che in questa prima parte è molto molto contratto. Sì, Giando, il Napoli la sta gestendo anche con la mossa tattica che a mio avviso ha cambiato la partita, ovvero l'inserimento del portiere negli schemi di gioco del Napoli, ovvero il portiere esce dalla propria porta e si comporta come un ultimo, come un difensore, facendo sì che... Così facendo il Napoli si può proiettare tutto nella metà campo del Barcellona, pressando i Blaugrana nella propria tre quarti, se così possiamo definirla. Intanto Panico spara alto, Boccia, palla al piede, serve Cerciello, Moccia, numero 7. Riparte Panico, 2 contro 0, Panico, altruista, serve testa! Ancora altruista, testa! Ed arriva il gol viene convalidato. C'è stato un fischio arbitrale che ha creato dei dubbi circa la regolarità del gol, ma la marcatura è valida. Napoli 5, Barcellona 2, gol di Panico. Sì, Giandro, è un'azione un po' confusa, non si... ma vediamo qui. Ah, peccato per il Barcellona, non si è concretizzata questa occasione, potevano subito rispondere alla rete di Panico, ma dicevo, azione un po' confusa, l'arbitro ha concesso, quindi rete. Sul 5-2 riparte il gioco, il Barcellona anche in questo caso si va a chiudere su un lato del campo, non trova soluzioni di continuità l'azione blaugrana. Riparte il Napoli, palla al piede, testa, serve Caliendo,
prova a girare palla fuori di Panico, la sfera è molto molto debole, torna in possesso i Blaugrana che sciupano malamente la sfera, per poco non ne approfitta la premiata ditta Caliendo Testa, come in questo caso che Caliendo spara alto e la sfera torna alla squadra spagnola. Cerciello ancora Boccia, si muove bene, serve il numero 7 Moccia, ma Granata è ben attento, passaggio lungo, Caliendo Testa aggancia la sfera, serve Di Lauro, scontro fra capitani, Cerciello torna a più miti propositi e serve Annunziata. Capitan Cerciello prova a servire Moccia, ma la sfera è troppo potente, come anche in questo caso, molta imprecisione. Moccia si propone la corrente mancuso, Moccia prova ad inserirsi, ma Di Lauro fa buona guardia e sventa ogni pericolo. Torna a manovrare Granata. Panico. Di Lauro per Caliendo, perde la sfera, riparte l'azione, ma Panico si incunea fra i due giocatori blaugrana e toglie le castagne dal fuoco. Sì, spirito di sacrificio da parte di Felice Paolo, che si è fatto tutto il campo per evitare questo contropiede pericolosissimo da parte del Barcellona, che i giocatori del Barcellona durante questo contropiede pare che non ci abbiano creduto fino in fondo. Intanto arriva un tiro di Griff spagnola, ma si spegne sull'esterno della rete, gonfiando quindi il lato sbagliato della porta. Annunziata, serve Boccia, prova a liberare il sinistro, serve Moccia che prova a suggerire il pallone a Mancuso. Boccia, il break offensivo, prova il sinistro ma viene rimpallato da Capitan Di Lauro. Che partita. Ancora Boccia, palla al piede, prova il sinistro velenoso che si spegne in un fallo di fondo. Intanto arriva il time out chiamato dalla panchina partenopea. Punteggio provvisorio fermo sul 5-3 per il Napoli. Un secondo tempo abbastanza contratto per quanto riguarda le marcature, ma ci sono state comunque delle azioni pericolose. Sì, Giando, nonostante la chiave tattica che forse ha deciso di impostare il Napoli, ovvero quella di mantenere un po' il risultato, di giocare di conseguenza, se così possiamo dire, è una partita gradevole, anche nonostante il clima che non è sicuramente dei migliori, non aiuta il bel gioco, non aiuta i ragazzi in campo. Intanto è terminato il time out richiesto dalla compagine partenopea e riparte il gioco. Napoli perde la sfera ma la recupera prontamente a causa del controllo errato del Barcellona. In questo caso Panico prova ad involarsi sulla fascia, se ne scaturisce un tiro, ma Annunziata è molto vigile ed evita guai ben peggiori sul primo palo. Intanto il Napoli continua a proporsi in avanti, questa volta con Gaetano, ma anche in questo caso arriva un tiro tutt'altro che preciso e i blaugrana hanno opportunità di ripartire. Rimessa laterale per il Barcellona e non si capiscono in questo caso i calciatori spagnoli. Ne approfitta il Napoli, che può ripartire dal portiere, il solito Granata che manovra palla al piede, serve Di Lauro il tiro importante, torna a manovrare il Barcellona, ma c'è il break da parte di Panico
che purtroppo si trascina la sfera in un fallo laterale. Annunziata. Barcellona riparte, stavolta con Mancuso che la perde in fallo laterale. Ancora Panico, serve Gaetano. Panico sul punto di battuta del fallo laterale, prova ad imbeccare Gaetano. Di Lauro, Aprile, serve Gaetano, ma Annunziata è ben attento ed evita guai ben peggiori. Boccia prova a portarsela sul destro, viene impallato da Panico. Riparte il Barcellona sul cerchio di centrocampo, serve Boccia, il tiro di Boccia e arriva il gol che accorcia le distanze. Napoli 5 ma Barcellona che ritorna 3 grazie a questa segnatura di Boccia. Sì, una bellissima rete di Boccia, è lui che deve portarsi il Barcellona sulle spalle per provare a rimontare questo, per provare a rimontare questo risultato che vede il Napoli vincente in questo momento. L'ho già detto che il Barcellona poteva ritornare in partita perché possiede ottimi elementi e Boccia è uno di questi. Intanto si abbatte un temporale qui al centro sportivo Maracanà. Giorgio, questa perturbazione, il campo bagnato potrebbe favorire un gioco improntato più sull'agonismo rispetto alla tecnica? Guarda Giando, il manto erboso è uno dei migliori, è uno dei migliori in circolazione, ricordiamolo, la struttura, il centro sportivo Maracanà è veramente all'avanguardia su ogni aspetto, quindi non credo sia di questo, questa pioggia sia a discapito della tecnica, ma anzi. Intanto torna a manovrare il Napoli ma disattenzione, passano i 4 secondi e il Barcellona guadagna un'importantissima punizione in seconda ai limiti dell'area. Granata, abituato a giocarla di piede, stavolta temporeggia troppo anche con la sfera fra i guantoni. 3 sul punto di battuta, Boccia orchestra il calcio. Intanto il gol viene annullato. La palla in seconda aveva ricevuto 2 tocchi da parte dello stesso calciatore, quindi gol annullato. Il contropiede del Napoli viene disinnescato da Annunziata. Stavolta non si capiscono Vestale e Moccia. Annunziata in uscita. Boccia viene anticipato da Aprile che siede il portiere ma non riesce a concretizzare. Intanto corazione che si sviluppa sulla fascia ma c'è molta imprecisione. Torna Di Lauro che prova a servire Panico, lo stop sbagliato, forse il primo stop che sbaglia nella sua partita Panico. Una partita giocata dal primo minuto senza sostituzioni e magari sta accusando un po' di stanchezza. Ci può stare Giando, ci può stare per tanti fattori, come hai detto tu giustamente il cambio, ma può essere anche il freddo. Comunque a parte quell'errore sul gol del numero 10 Dario Boccia, Felice Paolo Panico ha disputato un'ottima partita. Intanto Moccia si divora un gol letteralmente già fatto, che suggerimento di Boccia. Intanto è tornato testa in campo perché il Barcellona sta proponendosi in modo abbastanza pericoloso in avanti e c'è bisogno di peso offensivo per gestire meglio la sfera e magari buttarne qualcun altro dentro. Intanto un altro calcio piazzato a favore dei Blaugrana. Sul punto di battuta c'è Boccia che si arrabbia con l'arbitro, profonda discussione, cartellino giallo per Boccia che sente molto l'incontro, prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo ma l'agonismo quando si tramuta in parole non è mai una cosa buona.
Sì, Giando, io non capisco questa polemica da parte di Dario Boccia. Sta giocando veramente bene. È il gladiatore del Barcellona in questo momento, veramente polemiche fuori luogo. Anche perché il regolamento è molto chiaro, tolleranza zero verso i gesti antisportivi. Boccia, il sinistro e la tremenda conclusione si impatta sulla schiena di Gaetano. Torna a manovrare, Vestale, palla al piede, serve Boccia, manca l'aggancio di destro. Il gladiatore dei Blaugrana. Granata, palla al piede, pallone di ritorno per Panico. Lascia sul posto Moccia. Testa, testa, palla al piede, giostra fra due difensori. Prova a liberare il destro, si propone Gaetano, ancora testa, palla al piede, sontuosamente Panico, il sinistro. Troppo larga la sfera, chiude troppo il tiro e termina in fondo la palla. La genialata di testa da apprezzare, Giando, qui spalle alla porta, ha trovato questo passaggio che è stato ben raccolto da Felice Paolo Panico, sfortunato nella conclusione. Intanto Cerciello ha provato a servire Mancuso sulla corsa, ma troppa imprecisione. Ennesimo pallone recuperato da Panico che serve testa per Gaetano, che in questo caso si lascia rimpallare la sfera dagli avversari. Gaetano, il destro, ed arriva quella che sembra a tutti gli effetti un'autorete di Mancuso, il numero 8 della formazione blaugrana. Anzi, ci scusiamo, Vestale, il numero 8. E Napoli ristabilisce la distanza. Napoli 6, Barcellona 3. Giando, qui nell'occasione Vestale, il numero 8 del Barcellona, è stato sfortunato protagonista di questa rimessa battuta dal numero 5 del Napoli, da Gianluca Gaetano. Pallone che va in rete, quindi gol confermato. Intanto Moccia, Vestale, Panico prova a spazzare, ma la sfera rimpalla sull'avanti Blaugrana e si spegne in fallo di fondo. Granata, palla fra le mani, prova a servire lungo Caliendo che la stoppa di testa, fa sportellate con Vestale e guadagna la rimessa il Barcellona. Annunziata, Vestale. Serve Di Lauro, testa a portare pressing, Boccia, Moccia, Moccia prova a liberare il destro, Panico, serve in profondità, testa e arriva il palese fallo, un'evidente trattenuta di Lauro ai danni di testa. Sanzionata con il fallo e con il cartellino giallo. Testa sul punto di battuta. Nonostante il fallo, molta sportività fra l'attaccante partenopeo e il difensore Blaugrana. Il tiro di testa che viene deviato in calcio d'angolo. Testa. Giostra fra tre difensori, addirittura triplicato. Annunziata, para, Panico. Ed è provvidenziale l'intervento del difensore del Barcellona. Si riparte da Granata, che serve Di Lauro, affrontato da Cerciello, ancora Granata. Mancuso prova a portare pressing, la sfera è imprecisa per testa. Boccia, palla al piede, serve Cerciello, il passaggio centrale per Mancuso che si ferma ad un passo dal gol. Calcio d'angolo, Cerciello, Boccia il sinistro, calcio d'angolo ancora, deviata da Panico la sfera. Cerciello, Boccia, palla al piede, il sinistro. Grande sportività da parte di Capitan Di Lauro che ammette la deviazione. Sì, Giando, finalmente un bel gesto, un applauso al capitano del Napoli. Intanto Di Lauro parte, palla al piede.
prova a servire in profondità Testa, che era defilato. Ripartono i Blaugrana. Boccia in profondità per Vestale, che la mette in mezzo, ma Mancuso anche in questo caso poco reattivo e resta fermo. Non si concretizza l'azione offensiva del Barcellona. Ancora il Napoli, palla al piede di Lauro, granata in profondità per Aprile, passaggio impreciso, intanto arriva la segnalazione del recupero, un solo minuto, ultimo giro di lancetto, ultimi 60 secondi per le speranze del Barcellona. Boccia di Lauro è molto attento nel rimpallare la sfera. Riparte il Barcellona, la sfera uscita. Aprile. Giocando qui il Barcellona deve raccogliere tutte le forze che ha in magazzino se vuole continuare a crederci in questa vittoria, in questa, almeno per recuperare intanto la partita. Intanto Boccia parte in contropiede e arriva la segnatura del provvisorio, 4-6, Barcellona 4, Napoli 6, il gol realizzato da Mancuso col numero 11. Sì, Ciando, un gol bellissimo di Mancuso, è stato veramente gelido davanti al portiere, con questo scavino di sinistro è riuscito a bucarlo per il 4-6. Boccia, riparte palla al piede, serve di Lauro, Mancuso, ancora di Lauro che ce l'ha sul destro, prova a servire Boccia, Vestale, il tiro... E come nel primo tempo, sul tiro di Vestale si conclude la gara. Napoli 6, Barcellona 4. Risultato finale. Un commento su questa sfida, Giorgio? Guarda Giando, sono rimasto veramente affascinato da queste due squadre. Hanno ragione a viaggiare nelle prime posizioni di questo trofeo Gekko. La spuntata il Napoli. La spuntata il Napoli, secondo me, anche per aver dimostrato un miglior gioco, una migliore tecnica di gioco, di impianto tecnico-tattico, e anche forse per la mossa tattica del portiere come uomo in movimento. Siamo in chiusura qui dal Centro Sportivo Maracanà. Ringrazio la mia spalla tecnica, Giorgio Lisio. Ricordo il punteggio finale. Napoli vince contro il Barcellona col punteggio di 6-4. Da me, Gian Domenico Piccolo, alla prossima. Abbiamo qui con noi capitano Di Lauro, capitano del Napoli, che stasera si è imposto contro un bel Barcellona. Capitano Di Lauro, un suo parere sulla partita di questa sera? Abbiamo fatto veramente un'ottima partita, nonostante avessimo due giocatori infortunati come Campetiello e Iovino, che stavano fuori, però abbiamo dimostrato la nostra forza giocando bene, sempre compatti e facendo veramente una bella partita. Un campo e forse il clima ha potuto caratterizzare le vostre giocate, però nonostante questo vi ho visto bene oleati in campo. Sì, siamo una squadra che già da tanto giochiamo insieme, diciamo, i meccanismi sono ben rodati, abbiamo vinto già un campionato l'anno scorso a Saviano, quindi giochiamo sempre insieme, siamo quasi sempre gli stessi, quindi ci muoviamo in modo oleato, come hai detto tu, giustamente. E quindi per questa competizione i vostri obiettivi quali sono? Noi puntiamo partita su partita, puntiamo a vincere tutte le partite, poi vedremo dove potremo arrivare, comunque daremo sempre il massimo. Siamo qui con Patron Duraccio del Barcellona, una sconfitta contro il Napoli in una gara dai tanti contenuti agonistici e tecnici. Un commento sulla sfida? Beh, sicuramente noi ce l'abbiamo messa tutta, sapevamo che loro erano organizzati, una squadra organizzata, lo si è visto in campo. Noi abbiamo dato il massimo, con qualche nuovo innesto abbiamo cercato di creare anche lo spirito giusto e si è visto sin dall'inizio la concentrazione di tutti. Al di là del risultato della partita, la squadra ha comunque dimostrato un buon impianto di gioco. Quali sono gli obiettivi in vista delle prossime gare, magari in vista del campionato Gekko?
Vabbè, cercheremo di fare il nostro meglio, il nostro obiettivo è rientrare nelle prime 10, siamo comunque una squadra che cerca ogni volta di vincere, fino alla fine ci crediamo, nelle ultime partite ci è andato un po' male, però comunque speriamo sin dalla prossima di poterci rifare. C'è bisogno di qualche altro innesto oppure la rosa giusto, bisogno di trovare l'amalgama corretta? Sì, sicuramente, innesti non ce ne saranno più, la rosa è già abbastanza ampia, già stasera abbiamo dovuto rinunciare a qualche elemento per il turnover, quindi non credo ci siano nuovi innesti da qui a breve, però sicuramente sin dalla prossima cercheremo di dare il massimo per poter raggiungere i nostri obiettivi.